Allora, Skidstone è un gioco di macchine, macchinine, quello che volete, che presenta diverse modalità: la modalità carriera, la modalità multigiocatore, giocatore singolo, prova tempo, eccetera, eccetera. Nella modalità carriera troviamo diverse piste che praticamente ognuna ha il suo obiettivo come tempo. L'importante è qualificarsi il più in alto possibile. Facendo le piste, comunque in derapata, così si ottiene un boost che ci viene dato per fare il turbo e bisognerà inseguire il miglior tempo possibile da fare. Le traduzioni non sono fatte molto bene, per esempio ultimo giro diventa ultimo ciclo. La modalità multigiocatore presenta delle partite classificate ed è molto veloce trovare una nuova partita, poiché sembra che il gioco sia parecchio affollato, essendo un gioco nuovo. All'inizio di ogni gara ci viene presentata la pista e le modalità multigiocatore sono divise praticamente a gradi, cioè se voi siete di grado 1 affrontate i giocatori dal grado 1 al grado 2 e così via. Con un po' di impegno si riescono a vincere abbastanza facilmente le gare della vostra categoria e userete le macchine che avete usato nel single player, quindi sarà molto semplice farmare le macchine per poi averle in multigiocatore. Alla fine di ogni gara ci viene data una cassa, che praticamente dovremo guardare un video, usare una chiave per aprire il contenuto che ci darà dei premi, che potrebbero essere diamanti, soldi o pezzi per una nuova macchina. Capita spesso e volentieri che le gare si trasformino in una carneficina dove il più forte vince, ma anche qui con un po' di impegno si riesce ad avere la meglio e avere dei buoni risultati anche nella gara. A un certo punto della giornata, dopo un bel tot di gare, non sarà più possibile guardare video, ma si dovranno usare per forza le chiavi per aprire le casse, che comunque dopo un certo tot di ore vengono rigenerate in modo da averne sempre di fresche. La modalità giocatore singolo, oltre alla carriera, ha anche le prove a tempo, che ci permette di gareggiare contro i fantasmi di altri piloti in modo da stabilire chi è che ce l'ha più grosso, ossia chi fa il miglior tempo. Il garage delle macchine è parecchio affollato, diciamo che ogni due livelli c'è una macchina nuova da poter selezionare, però anche questi o si pagano i pezzi con i diamanti o si trovano nelle casse che si vincono a fine gara. E dulcis in fundo, si può giocare anche col pad nativamente. Enjoy!